risultato positivo, l'obiettivo era quello di riuscire ad arrivare a ballottaggio, se fossero confermate le prime proiezioni ci si andrebbe in una condizione di vantaggio, questo naturalmente testimonia di un giudizio positivo che i cittadini milanesi hanno dato nei confronti del candidato Pisapia e di una forte negatività con la quale è stata percepita la giunta Moratti in questi anni, il suo operato e anche un giudizio negativo nei confronti del governo di centrodestra. Da questo punto di vista è un test che vale per l'elezione amministrativo ma anche un test di carattere nazionale.